un'altra manciatina. Sì, poi metti un po' dei gamberini, come si chiamano? Sì, anche quelli, due. Sì, sì, sì. Niente, che ci vuoi mettere adesso? Sì, la bratessa. Se ci vuoi il pezzetto anche di coda di rospo, sì. Ah, le vongole, ti avevo detto. Quante le tengo a bagno? Un paio d'ore? Ecco. Ma io il passo col pannolino. I pannolini delle mestruazioni di una volta che erano di purolino. Ah, ride sto cazzo! Arrivo! Ciao! Allora, prendo il piatto per mettere a bagno le vongole, l'acqua fredda, poi ci metto il sale fino, apro le vongole e le metto a bagno per 2 ore. Ho messo dentro in modo che la sabbia esce dalla vongola col sale. Ok, la prima cosa verso l'olio. Metto l'aglio, i gamberetti, i moscardini, calamari fatti a pezzetti, a fettine, la pratessa, eccola. Questa la metto intera perché tanto quando si cuoce diventa a pezzi morbida. Molto poco sale perché il pesce è già salato. Un pochino di peperoncino. Accendiamo il gas, mettiamo il tegame. Mettiamo il coperchio e per adesso facciamo bollire piano piano così. Ok. Affondare con l'olio. Sì, io non metto il vino perché sul pesce arrosto sì, se va al forno, ma sul pesce per la pasta non lo metto perché c'è il pomodoro e diventa troppo agro, troppo forte. Fra un po' questo lo metto giù. E apro a metà e basta questo per il sughino. Lo verso le vongole, le faccio scolare, poi le metto su questo tegame. Ok, adesso piano piano loro si aprono perché anche loro fanno l'acqua. Adesso le copro. Vedi l'acqua e il sugo che ha fatto con l'olio? E questo serve per condire la pasta. Però dopo c'è anche il sughino delle vongole. Adesso mettiamo i pomodorini. Io dal profumo per me sta bene anche del sale. Ecco, le sono tutte aperte, capito? Scolo le vongole. Adesso io tolgo la vongola dal guscio. Io ho preso il passino, ci metto un panno sopra, lo appoggio sul piatto dove ci sono le vongole pulite e ci passo il brodino delle vongole. Tu mi domandi perché lo passi con il panno? Perché così la sabbia non passa. Tolgo il coperchio e tutte queste vongole col sughino le metto insieme al pesce. Vedi quanto si è allungato il sugo? E questo basta per condire la pasta. Adesso metto l'erbetta, chiudo il tegame con il coperchio, lo faccio bollire per 10 minuti, poi spengo tutto e il sughino di pesce è pronto. Proprio quella mazza quanto pesa, ragazzi. Ci credo, con tutta sta grazia di Dio, non deve pesare. Pronti, a tavola. Tutti a pranzo. Ma questa è per due, no? È per 2 persone. Questa è per 5.